Ave Maria, ragazzi e ragazze carissimi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio e un saluto a tutti da parte di Don Leonardo Maria Pompei. E siamo insieme per una nuova puntata di Spazio Giovane, dedicata, come sappiamo, come ormai già da diverso tempo stiamo lavorando al quinto comandamento. Ecco, vi ricordo che nella puntata precedente abbiamo proseguito un pochettino con la nostra analisi, trattando principalmente temi che si chiamano di bioetica, quindi fecondazione artificiale, amniocentesi, manipolazioni genetiche, eccetera. Oggi sicuramente con l'aiuto del Signore termineremo questo ciclo di incontri vedendo gli ultimi dettagli su questo comandamento, chiamiamoli così, insomma, dettagli, non troppo dettagli, insomma, quindi riprendendo alcune espressioni del Nuovo Testamento e del Vangelo, cercheremo, diciamo così, anche alla luce del Catechismo della Chiesa Cattolica, di completare l'analisi di questo comandamento vedendo alcuni comportamenti che sono contrari direttamente al quinto comandamento e che magari sono un po' più alla portata, diciamo, nostra. Ecco, quindi nel senso non cose magari lontane come omicidi, suicidi oppure manipolazione genetica o cose grosse di questo genere. Però vedremo qualcosa che ha a che fare con il vizio, soprattutto con il vizio capitale dell'ira. Ecco, prendendo un brano del Vangelo, concluderemo insomma questa rassegna con questi ultimi peccati. Volevo ricordare una cosa, adesso non so se come e quanto l'ho accennato perché la memoria a volte mi tradisce un po', ma volevo dire che cadono sotto l'oggetto del quinto comandamento anche dei peccati molto gravi, e questo speriamo, insomma, che non riguardi nessun giovanotto, ma generalmente sono peccati un po' da giovanotti, tipo per esempio l'uso di droga. Uso di droga anche leggero, perché l'uso di droga vuol dire andarsi a compromettere per motivazioni del tutto futili e la salute, fino al rischio, come sapete, di darsi la morte attraverso questo strumento di morte. E stesso discorso vale per l'abuso di alcol, cioè se uno si ubriaca non fa soltanto una bravata, commette un peccato grave contro il quinto comandamento, perché danneggia gravemente la propria salute fisica, che non è certamente per noi cristiani un bene assoluto, però è un bene da tutelare. Cioè la salute noi dobbiamo sapere che è un dono di Dio, e la sanità del corpo è un dono di Dio che noi dobbiamo amministrare per servire Lui attraverso la nostra buona salute. E certamente noi cristiani siamo pronti anche a dare la vita, no? E abbiamo sentito chi fa messa tutti i giorni nel Vangelo che si è letto nella messa di ieri, ecco, che dice: verrà l'ora in cui chiunque vi ucciderà penserà di dare gloria a Dio. Questo, se ci uccidono non c'è nessun problema, se ci torturano non c'è nessun problema, no? Quindi anche ubriacarsi rientra nei peccati proibiti dal quinto comandamento, così come, ecco, mettere a repentaglio la propria esistenza, quindi le serate da sballo non sono soltanto delle cose che non si possono fare per il quinto comandamento, quindi andare a sballarsi, quindi anche, come dire, a divertirsi in maniera sfrenata o pericolosa, specialmente poi salendo al termine di qualche festicciolo un po' troppo allegrotto, di qualche serata in discoteca e guidando in maniera abbastanza spregiudicata sulla macchina. Se si commettono tutti quanti i peccati gravi contro il quinto comandamento, perché si mette a repentaglio la vita propria e altrui. Quindi ricordiamo anche queste cose, quindi droga, abuso di alcol, serate brave,
Anche l'abuso delle sigarette, questo si trova sul Catechismo della Chiesa Cattolica, rappresenta un peccato contro il quinto comandamento. Voi sapete che per quanto riguarda le sigarette, fumare sarebbe sicuramente meglio evitarlo, quindi fumare di per sé stesso è un vizio e quindi di per sé è una cosa che sarebbe sicuramente meglio non farla. Ecco, il Catechismo afferma che, come dire, il fumo con estrema moderazione non costituisce di per sé stesso un peccato, anche se certamente non è un atto di virtù, quindi assolutamente da sconsigliare. Però l'abuso, anche qui, delle sigarette rappresenta lo stesso un peccato contro il quinto comandamento, sempre per la stessa moderazione, perché la salute è un dono di Dio che noi dobbiamo custodire e impiegare per metterlo al servizio suo e al servizio del prossimo. D'accordo, anche il vizio capitale della gola, poi forse finiti i 10 comandamenti faremo un po' metteremo un pochettino di lente di ingrandimento sui vizi capitali, lo stesso può generare un peccato contro il quinto comandamento, perché il vizio capitale della gola non si tratta di essere come sono i matti che stanno oggi in giro e come dire tutti quanti statuari, belli e impeccabili. La linea, le cose, adesso che comincia ad essere maggio, stanno tutti quanti a fare i super digiuni, perché sennò poi non si possono mettere il costume, eccetera. Non è questo, però un conto è questo, un conto è l'abuso di cibo, quindi quando una persona, non per ragioni connesse a disfunzione ormonale, eccetera, eccetera, comincia ad andare in sovrappeso sensibile. Uno va in sovrappeso sensibile, ragazzi, se fa peccati di gola. Voi sapete che il sovrappeso sensibile non è un problema soltanto di linea, è un problema che poi a lungo andare la salute viene compromessa. Quindi il colesterolo aumenta, i trigliceridi vanno alle stelle, ci possono essere tutta quanta una serie di problemi più o meno grandi, proporzionati all'età, che sono causati da questo, no? Ecco, quindi oggi stiamo assistendo ai paradossi che nell'odierna società non si fanno i digiuni, quindi sapete che in qualche apparizione, anche tra quelle non riconosciute, pare che la Madonna voglia che si faccia qualche digiuno, sembra che se avesse chiesto di mutilarsi sarebbe meno fatica. Ecco, dice, non si fanno queste cose, eccetera, eccetera, poi però si fanno le diete folli per motivazioni del tutto estranee all'ascetica, oppure ci si abbandona e sta aumentando anche in Italia, specialmente tra i fanciulli, ad una forma di dissipazione estrema che costituisce anzitutto il vizio capitale della gola, che è sempre peccato, anche se poi bisogna stare a vedere a seconda delle modalità se è peccato lieve o peccato grave, però può diventare un peccato contro il quinto comandamento quando questo ingenera un incremento di peso tale da compromettere la salute. Ecco, noi non siamo salutisti, ripeto, però la salute è un dono di Dio che va custodito. Da che abbiamo parlato, accennato a questo argomento, ricordiamo sempre, quando stiamo male, dicono i santi, costituisce nostro dovere morale recuperare la salute perduta. Quindi, senza fare follie, vi ricordate quando abbiamo parlato dell'accanimento terapeutico, perché la vita fisica non è il bene assoluto. Però quando stiamo male dobbiamo semplicemente metterci nell'obbedienza dei medici a fare quello che ci dicono, sapendo che se c'è, la salute è un dono di Dio da custodire. Se il Signore poi ci toglie la salute, Lui, perché ci fa venire Lui qualche malattia, non che ce la siamo andati a cercare, se uno fuma come un turco e gli viene il tumore al polmone, non è che Dio ti ha mandato il tumore al polmone, ti è venuto perché fumi come un turco. Certamente che Dio potrebbe impedirlo e quindi l'ha permesso, ma certamente non è la sua volontà. Se uno, poverino, come è successo a un mio carissimo amico che da poco ha celebrato i 20 anni della partenza dalla terra, stava tanto bene e tanto tranquillo e a 20 anni gli viene un tumore, quello sicuramente, poverino, se n'è mica andato a cercare. Quindi è stato sottoposto a questa gravissima e fondamentale prova da parte della volontà di Dio, no? Ecco.
Però certamente se fosse andato a un rave party, d'accordo? E si fosse lì ubriacato e fosse partito, si fosse impasticcato e poi si fosse messo in macchina a 200 all'ora contromano e fosse andato contro un albero, certamente, insomma, quella è la volontà di Dio. Non lo so, insomma, voi capite che non ne abbiamo parlato a suo tempo di questo argomento, no? E San Paolo dice che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Quindi quando noi facciamo le cose normali per conservare la vita dell'anima con la grazia e conservare la vita del corpo e, come dire, attraverso la cura normale di noi stessi, quindi che non deve essere né vanità né ostentazione, né come da tanti adolescenti di oggi che diventano mezze anoressiche, bulimiche, oggi questo è un problema grosso, questo qui. Quindi sono nella nostra assurda società. Non esistono le cose normali, d'accordo? Una vita normale, cioè una vita normale su questo modello qui, una persona mangia per vivere, quindi mangia tranquillamente, ringrazia il Signore se ci stanno delle cose buone da mangiare, è pronto a fare qualche sacrificio, qualche fioretto a tavola, come stiamo nel mese di maggio, se necessario, se la Madonna vuole, si fanno tranquillamente i digiuni, non muore nessuno, sono pan digiuno, non succede niente, non succede, anzi si eliminano un po' di tossine. E chi può, beato a chi può, ecco. E questo lo fanno anche nei seminari, anche nei conventi, a quanto ne so io, faccia un pochino di moto, specialmente quando è giovane, insomma, perché la nostra vita folle del mondo contemporaneo, che è ultra stressante, anche ultra sedentaria, anche questo certamente non aiuta il nostro organismo a, come dire, a stare tonico, ripeto, non per ragioni legate a chissà quale ostentazione o vanità, ma semplicemente per poter fare come Dio comanda la sua volontà, la volontà di Dio, poterlo servire, come diciamo la mattina nel Benedictus, in santità e giustizia, il suo cospetto per tutti i nostri giorni. Quindi, per dovere di completezza, era necessario ricordare, insomma, anche queste cose, no? Perché il quinto comandamento proibisce il suicidio. Come sappiamo, no? Proibisce anche di mettere a repentaglio la vita propria o quella altrui o di andare a giocarsi la salute semplicemente per delle cose evitabilissime, in questo caso per dei vizi. Attenzione poi alla droga, a non dire sciocchezze e a non entrare nel discorso delle droghe leggere e delle droghe pesanti. Adesso non c'è tempo e non c'è modo di approfondire questo discorso, però due parole le vorrei spendere. Ecco. E anche per conoscenza diretta, cioè, allora, io abito punto primo in una città che ha un triste primato perché la città dove io vivo, pensate che per il consumo di cocaina, questa è una statistica di 3-4 anni fa, era seconda soltanto a Milano, quindi pensate un po' che tipo di realtà si campa. E dalle mie parti, ahimè, è ultra diffuso il consumo di droghe leggere, cosiddetti spinelli o comunemente parlando canne, anche tra giovanissimi, cominciano anche a 13-14 anni e vanno avanti anche per 20 anni. E è inutile dire io faccio quello e mi prendo qualche sballetto e poi mi fermo, d'accordo? Perché a me se non concesso che uno si fermi. Numero uno, io ho conosciuto tantissimi ex tossicodipendenti e vi posso dire, se non è vero, perché questo non si può dire che tutti quelli che si fanno le canne poi passeranno alle droghe pesanti, quindi è sempre vero che chi è stato vittima delle droghe pesanti prima è passato per le droghe leggere. D'accordo? Quindi non c'è una corrispondenza biunivoca, per cui non è matematico, però sicuramente è un passaggio che favorisce fortemente il passaggio ulteriore che diventa quello a immediato rischio letale. Però anche il consumo delle droghe leggere, qui leggete anche un po' di informazione da un punto di vista medico, se non credete a me, è una cosa che non si deve fare. È una cosa che non si deve fare per un motivo molto semplice. Io ho avuto modo di trattare con giovanotti che avevano fatto uso di queste droghe per un certo numero di anni, anche 5, anche 10. E quando io trattavo di queste cose non sapevo l'informazione che poi vi darò.
E neanche avevo fatto caso che questo comportamento che adesso vi descriverò era posto in essere da questi giovanotti, cioè che il motivo per cui facevano così, come io adesso sto per dirvi, era legato al fatto che avevano abusato di droghe leggere per tanti anni. Allora, io parlavo con persone brillanti, d'accordo? Ventenni. Parlavo di argomenti di vario intelligenti, alcuni dei quali studenti universitari, eccetera, quindi non con, come dire, capite, con persone da un'intelligenza non viva, insomma, o comunque limitata, persone in gamba. Quando io parlavo con loro, sapete come reagivano? Io facevo un discorso di senso compiuto, dopodiché quando si arriva alla pausa, no? Tu finisci il discorso e magari ti aspetti la risposta da parte di chi ti ha ascoltato, no? Adesso purtroppo per radio non possiamo vederci, però c'era una breve pausa, loro si fermavano un attimo, ti guardavano con l'occhio un po' interrogativo e poi facevano "Ah", cioè, capite? C'era come dire, una sfasatura temporale, cioè non è che mentre che appena finito di parlare loro avevano immediatamente capito il senso. Non penso che chi mi sta ascoltando adesso a ogni pausa che faccio ci si mette a pensare e fa "Ah", mano a mano che parlo uno subito capisce, spero, perché se no, se non capite telefonate perché vuol dire che non ho chiarezze espositive, quindi alla radio Buon Consiglio mi devono licenziare perché le trasmissioni non servono se uno non ti capisce. A un certo punto dico, ma questo, ho notato questa cosa, però non mi sarei mai sognato che fosse dipendente da ciò che sto per dirvi. Qualche tempo dopo, non mi ricordo dove, venni a sapere, non mi ricordo se c'era stato soggetto un articolo, se c'era stata una conferenza, sono passati molti anni da queste cose qui, comunque che uno degli effetti del consumo di cannabis era praticamente, il fatto che alcune cellule ne neuronali, quindi del nostro cervello, proprio incaricate, quelle dei processi percettivi immediati, vengono fatte secche, quindi vengono bruciate dagli oppiacei. Capite? Quindi io subito mi sono ricordato questa cosa qui, dico, ah, ma allora ecco che cosa. Quindi cosa vuol dire? Non è che uno diventa stupido, ma diventa, diciamo così, ritardato nei processi percettivi immediati. Non penso che questa sia una cosa bella, ragazzi. Quindi ci sono dei danni, e questo è uno, non è l'unico. Ecco, l'anno scorso io qui ho chiamato in parrocchia il professor Bernabei, Fabio Bernabei, che ha scritto anche un bel libretto sugli effetti nefasti della cannabis. Comunque, quella conferenza è stata registrata, si trova sul mio canale YouTube, anche sul sito della parrocchia, per chi la vuole vedere, che lui insieme ad un esimio professore spiegava gli effetti nefasti, ecco, della cannabis. Quindi che tutto deve essere piuttosto che liberalizzata e piuttosto che minimizzata, ecco, come qualcuno vorrebbe. Ecco, quindi attenzione quindi a queste cose, perché noi dobbiamo sempre stare attenti a quello che diciamo e di non parlare possibilmente a vanvera. Quindi queste sono cose che non vanno bene e che fanno male alla salute. Il Signore vuole che la salute che Lui ci ha donato ce la conserviamo nel miglior modo possibile. Ora, concludendo, ecco, adesso rifletteremo un pochino diciamo, su alcuni corollari, perché peccati contro il quinto comandamento sono anche peccati, diciamo, rigorosamente interiori, come dire, interiori poi neanche troppo. L'odio, odiare un fratello è un peccato grave, la vendetta è un peccato grave, il non perdonare è un peccato, l'offendere il prossimo è un peccato, il non stare in pace, quindi rompere relazioni, serbare rancori, sono tutti quanti peccati contro il quinto comandamento. Allora, da che cosa si dice qui? Da che cosa si evince questo? Si evince, ne ho trattato anche in alcune omelie della scorsa settimana, perché Gesù nel Vangelo dice: attenzione, chi mi ama osserva la mia parola. E dice anche: se mi amate, osservate i miei comandamenti. Ora, noi stiamo parlando qui dei 10 comandamenti, no? Ecco, i 10 comandamenti, ragazzi e ragazze carissime, sono stati dati da Dio a Mosè. Ecco, certamente nel Nuovo Testamento
ci sono state, diciamo, c'è stato un pochettino un ampliamento, diciamo, di raggio, no? Il Vangelo, come vedremo, esorta ad un'osservanza profonda dei 10 comandamenti. Quindi non basta dire non uccido e non rubo. Ecco, adesso vedremo, no? E io quindi cercavo di dire ai fedeli, dico, state attenti ragazzi, ma Gesù dice, se mi amate osservate la mia parola, ma tu la conosci la parola di Gesù? Se mi amate vi do un comandamento nuovo, osservate i miei comandamenti, osservate il comandamento nuovo. Il comandamento nuovo ce lo dice lui nel Vangelo qual è, quindi che vi amate gli uni gli altri come io vi ho amato, no? Ma i suoi comandamenti, quali comandamenti ci ha dato Gesù? Ce ne ha dati tanti, ce ne ha dati. Basta che noi conosciamo bene il Vangelo. Allora, la prima cosa, sapete che stiamo sempre nell'anno della fede, anche se Benedetto XVI, che l'ha indetto, ha preferito, insomma, ha fatto la scelta che tutti sappiamo, insomma, di farsi da parte per motivazioni, insomma, che lui sa. Tuttavia, il suo successore certamente non ha, come dire, abrogato l'anno della fede, siamo sempre dentro l'anno della fede, tutte quante le celebrazioni dell'anno della fede vanno avanti e a quanto ne so anche il successore di Benedetto XVI chiuderà l'anno della fede solennemente con le stesse celebrazioni che erano state pensate così come era stato fatto, no? Ora, nell'anno della fede penso che sia molto importante, tra le varie cose, riprendere il Vangelo e leggerlo. Eccolo, certamente il Vangelo presenta dei passi non troppo chiari, a volte un pochino scuri, alcune parabole di Gesù non sono tanto semplici, sicuramente. Ecco, però se io dicessi, ecco, ognuna delle persone che mi sta ascoltando chiaramente le considera rivolta a sé, tu l'hai mai letto il Vangelo tutto, cioè dal primo versetto del Vangelo di Matteo all'ultimo versetto del Vangelo di Giovanni, l'hai letto mai? E non solo tra l'altro leggere come si legge un romanzo, ma leggere come si legge il Vangelo. Avete visto quando si legge il Vangelo durante la liturgia? Se tutto quanto si alza in piedi, c'è l'alleluia, il Signore sia con voi, parola del Signore, lode a te o Cristo, quindi c'è tutto qua nella messa solenne, il Vangelo viene incensato, c'è la benedizione fatta con l'Evangeliario, quindi questo sono gesti, non è che durante la liturgia ragazzi si fanno, come dire, sceneggiate tanto per farle, insomma, non tanto perché è più bello e dobbiamo fare un pochettino di effetti, assolutamente. Cioè, i gesti che la Chiesa fa durante la liturgia sono sempre gesti educativi, cioè sono gesti che ci fanno comprendere l'importanza di alcune cose e perché noi possiamo fare proprio il valore che la liturgia ci trasmette e poi viverlo, no? Quindi, ragazzi, il Vangelo bisogna leggerlo, quindi sarebbe cosa ottima e ve lo straconsiglio vivissimamente. Se uno ha anche 10 minuti al giorno, se non c'è tanto tempo, penso che 10 minuti per nostro Signore ce lo possiamo prendere, prende il Vangelo e si legge. Mica che se deve leggere capitolo intero, il Vangelo va masticato. Non è, ripeto, leggere un fumetto oppure leggere un romanzo. Si prende 2, 3, 4, 5 versetti oppure un paragrafetto. Avete visto che nelle versioni dei Vangeli, anche in quelle insomma economiche, il Vangelo diciamo che è stato un pochettino ordinato, no? E quindi ci sono dei paragrafetti, non lo so, per esempio la parabola del figlio al prodigo, questa magari è un pochino più lunga, oppure la parabola della pecorella smarrita, che sono 5 versetti. A uno se legge un paragrafetto, che per leggerlo ci metterà 2 minuti, e ci riflette un po' sopra, piano piano. Questa sarebbe cosa molto molto buona da fare, perché i nostri padri, i cristiani, il Vangelo lo sapevano a memoria. Sapete che significa memoria? Tutti. Perché nel Vangelo c'è la parola di Gesù, proprio la sua. Siamo in una radio francescana, no? Qui siamo a Radio Buon Consiglio. San Francesco, sapete tutti quanti, che era noto. Perché una delle sue parole d'ordine, quando si presentò davanti al Papa, dice: noi vogliamo vivere secondo il Vangelo, punto, alla lettera, senza staffa troppi commenti, senza staffa troppi fronzoli e interpretazioni. Quello che Gesù ha detto vogliamo farlo, in maniera insomma abbastanza presa sul serio, quindi mettendo in pratica anche le cose che Gesù ha detto nel Vangelo sotto forma di consiglio, non sotto forma di comando, no? Consiglio vuol dire che
non è per tutti e che non tutti sono tenuti e mettono quello veramente in pratica proprio alla lettera. Però ho detto, noi vogliamo mettere in pratica la lettera del Vangelo dal primo all'ultimo versetto. Possiamo, la prima volta che si presentò davanti al Papa Innocenzo III, questo disse. Tanto è vero che lui dissero, sì, potete fare quello che volete, ma fate una regola. E San Francesco non voleva scrivere la regola, dicendo, ragazzi, la regola è già scritta, sono i quattro Vangeli. Poi alla fine l'hanno convinto perché, però, se uno legge la regola bollata, che certamente ha delle, non sono altro che citazioni continue del Vangelo, chiaramente messe in forma ordinata, prevedendo, diciamo, una certa forma di vita per i frati minori, che poi ha dato vita al grande, insomma, ordine francescano, che poi sapete che è un albero che si è ramificato in, no, io sinceramente non ho idea di quanti rami, insomma, tra istituti maschili e femminili non saprei assolutamente tenere il conto, forse se chiamate le nostre suore forse loro ne sanno qualcosa, però questo è quello che è successo. Quindi il Vangelo deve essere assolutamente sempre presente, come vedete i gesti che facciamo nella liturgia, il Signore sia con voi dal Vangelo secondo, mentre noi rispondiamo Gloria a te, o Signore, ci facciamo una crocetta sulla fronte, una crocetta sulle labbra, una crocetta sul cuore, vuol dire che questo che ascolto deve essere presente, ben presente nella mente, d'accordo? Perché deve essere conosciuto e messo in pratica, presente sulle labbra, perché il Vangelo deve essere predicato agli altri, deve essere testimoniato, e poi custodito nel cuore, cioè la cosa più preziosa che esiste nel mondo, no? Sapete che il sacerdote, terminata la lettura del Vangelo, cosa fa? Lo bacia. Lo bacia anche qui non per fare un gesto, ma perché lo bacia come una cosa che è sommamente amata, che è sommamente preziosa. È la parola di Gesù. Ecco che noi dobbiamo conoscere anzitutto, perché se non la conosciamo non possiamo metterla in pratica. Ecco, ma noi dobbiamo conoscerla e dobbiamo metterla in pratica, secondo ciò che Gesù ci ha insegnato. Ora, aspettiamo un attimo 30 secondi, vi introduco, poi cominciamo. Leggeremo un brano del Vangelo tratto dal discorso della montagna che ci fa comprendere come Gesù intende il quinto comandamento alla sua ottica. Perché il discorso della montagna, capitolo quinto di Matteo, Gesù l'ha pronunciato non per abolire la legge antica, ma per completarla. Quindi ribadirla e portarla a compimento, quindi far comprendere anche le conseguenze non immediatamente percepibili in alcuni comandamenti che lui spiega. Diciamo insieme l'Ave Maria, facciamo questa piccola consueta pausa delle ore 17 e poi ci introduciamo in quest'ultimissima parte del quinto comandamento. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dunque, occupandoci di quello che stiamo accennando, Gesù nel capitolo quinto del Vangelo, del discorso della montagna, ai versetti 21 e 26, dentro il suo contesto, dentro il suo, diciamo, overture di questo suo discorso, che finalizzato appunto a dare pieno compimento, cioè completamento alla legge mosaica espressa in primis nei precetti del Decalogo, disse queste parole: avete inteso che fu detto agli antichi, non uccidere, chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, vedete, chiunque si adira con il proprio fratello, uno, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello stupido, sarà sottoposto al Sinedrio, e chi gli dice pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna. 1, 2 e 3, adesso lo vedremo tutte e tre. Poi continua. Se dunque presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi, attenti bene, che tuo fratello ha qualcosa contro di te, attenzione, che lui ce l'ha con te, non che tu ce l'hai con lui, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Quindi, quarta fattispecie. Non è ancora finito, c'è la quinta. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice, il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico, non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo. Quindi,
Non uccidere il comandamento numero 5, e Gesù dà 5 indicazioni di come questo comandamento dà ad essere completato alla luce della sua ottica. Ok? Praticamente qui abbiamo una gamma di fattispecie che vanno dall'ira all'offesa, dall'offesa alla litigiosità, dalla litigiosità alla discordia, dalla discordia al rancore. Adesso la vediamo una per una. E attenzione che prima di dire, come fa qualche penitente un pochino grossolano: padre, io non ho fatto niente perché io non ammazzo e non rubo. Ecco, prima di dire io non ammazzo, bisogna confrontarsi con questo versetto del Vangelo. Ecco, perché prima di darsi le autoassoluzioni un po' troppo frettolose, bisogna verificare che non le abbiamo fatte. Sapete quanta gente va a farsi la comunione che non parla col fratello, non parla con la sorella, non è andata al funerale del padre o della madre? Ci sono sempre state e ci sono queste cose qui. Quindi figuriamoci, Gesù non vuole, cioè se tu ti ricordi che qualcuno ce l'ha con te, qualcuno, non tuo fratello, devi andartene via prima che comincia l'offertorio, non dico la comunione. Se dunque presenti la tua offerta sull'altare, vattene via perché non accetta neanche l'offertorio. Figuriamoci se tu puoi fare la comunione in una condizione del genere. Andiamo però con ordine. L'ira, se uno si adira con il proprio fratello, è un vero e proprio peccato, quantomeno veniale, perché Gesù dice: se tu ti arrabbi, sarai sottoposto a giudizio. Essere sottoposto a giudizio vuol dire che hai mancato alla legge di Dio. Quindi anche un'arrabbiaturina piccola, leggera, è già peccato, almeno veniale. Se poi tu a uno gli dici stupido, sarai sottoposto al sinedrio. Cioè, quindi l'offesa, cioè io mi posso arrabbiare con una persona, fargli capire che sono arrabbiato, essere un pochino sgarbato e rispondere in maniera un po' scontrosa, ma senza offenderlo. Oppure io posso offendere una persona nell'ira. Stupido è un'offesa, d'accordo? È una piccola ingiuria. Allora devi stare attento che se, già se ti arrabbi sarai sottoposto a giudizio. Se poi gli dici stupido, sarai sottoposto al sinedrio, cioè è ancora più grave. Ancora non siamo arrivati se si tratta di un'offesa lieve. Stupido non sono le parolacce brutte e volgari con cui si può anche, insomma, annichilire una persona che oggi sono così comune. È una espressione offensiva, ma non tale da mettere sotto i piedi la dignità della persona. Invece pazzo, sì, cioè pazzo, da proprio l'idea. Cioè, pensate a voi, se qualcuno dice, se sentite dire in giro che di voi si dice quello è matto o quello è pazzo. Questa è una non è una cosa gradevole, no? Cioè, se io so che qualcuno ha detto una cosa di questo genere, ci rimango male. Quindi si tratta di un'offesa più grave, quindi che tocca proprio la dignità della persona e che ferisce seriamente la dignità della persona. Gesù dice: sta attento che se dici pazzo sarai sottoposto al fuoco della Geenna. Cioè, il fuoco della Geenna vuol dire l'inferno, vuol dire che offendere gravemente una persona è peccato mortale, non è peccato veniale. Lo dice Gesù questo qui, non lo dice Don Leonardo. Quindi l'offesa grave contro il proprio fratello, che può compiersi in vari modi, per esempio l'imprecazione diretta, augurare il male ad una persona, dell'espressione del tipo, che non so, ti prenda un accidente, ti colga la morte, oppure, ripeto, espressioni triviali, che ovviamente tralasciamo per motivazioni che penso che possiate ben comprendere, non, cioè, sono cose di cui andarsi a confessare, non si può fare la comunione. Gesù parla di Geenna, quindi non è, dice, sai, faccio l'atto di dolore, no, no, sono cose gravi. Oppure l'ingiuria grave, quindi mortificare gravemente con insulti pesanti una persona, volgari o non volgari che siano, cioè se tu a una persona la umili e la mortifichi, anche senza usare espressioni volgari, quindi la fai sentire un pizzico, non va bene, è un'ingiuria grave, te devi andare a confessare. Oppure l'odio manifesto o manifestato, con parole pesanti, con atteggiamenti equivoci. Queste sono cose che sono peccati gravi contro il quinto comandamento. Pensate alla frequenza con cui questi peccati sono commessi oggi ed anche amplificati
attraverso i mezzi di comunicazione. Guardate che questo discorso dei mezzi di comunicazione sta diventando pericoloso, specialmente alcuni, perché su internet gira di tutto, su Facebook, e anche grazie a Facebook, gira di tutto, e anche in televisione a volte si sente veramente di tutto, cioè, sui giornali si vede e si sente di tutto, cioè scene assolutamente inguardabili. Offese gravi, e, come dire, reputazioni completamente tolte. Vabbè, qui si passa poi all'ottavo comandamento senza un minimo di riparazione. Pensate ai talk show, o peggio ancora ai reality show, cioè ai climi che si creano alcune volte. Sono alcune puntate famose, no? I vari porta a porta, i vari, come si chiama quello di Santoro. Non ne vedo queste cose qui, le sento poi di rimbalzo. Ballarò. Oppure i vari Grande Fratello, non so quale altro c'è stato, insomma adesso non che era l'isola di qualcosa, adesso non, io non ho mai visto queste cose qui, ecco, porta a porta, dato che so 20 anni che gira, qualche puntata a suo tempo la vidi, qualche cosa di Santoro quando ero giovane la vidi, insomma, ma il Grande Fratello io non ho mai visto una puntata del Grande Fratello, ho visto qualche scena quando la pubblicizzavano in qualche telegiornale, veramente una cosa indecente. Quest'altra non mi ricordo manco come si chiama, ma questi praticamente offrono un campionario di insulsaggini, trivialità, volgarità, beceraggini, cafonate, spiattellate sotto gli occhi compiacenti di milioni di spettatori. Perché tutti si stanno, dice, la TV spazzatura, poi se la prendono con Berlusconi, ah, ha diffuso la TV spazzatura, ma ha diffuso cosa? Scusate ragazzi, io non faccio esattamente l'avvocato di Berlusconi, ma perché fanno sempre il Grande Fratello? Perché stanno milioni di persone, non mi fate dire che cosa penso, abitanti di Creta, come minimo, che se lo vedono. Cioè, purtroppo questi organi qui funzionano secondo le leggi del mercato, perché se 10 milioni di persone messe vedono il Grande Fratello, ogni spot pubblicitario che faccio durante il Grande Fratello mi fa entrare, non lo so, 1 milione di euro, adesso io non so le cifre. Quella è una TV commerciale, deve fare audience, deve fare. Questo non vuol dire, state attenti, che non siano responsabili, lo sono gravemente. Tutti coloro che realizzano questi show, coloro che ci partecipano, come diceva Padre Pio, quindi non sto giustificando, sto dicendo però che questa è corruzione, ma è corruzione alimentata da tutta la gente che se le vede queste cose qui. Alcune cose non si devono vedere, gli spettacoli immorali, poi lo vedremo nel sesto comandamento e nel nono, non si devono guardare, neanche per curiosità. Neanche per curiosità, a meno che non ci siano delle motivazioni gravi, cioè, ecco, per esempio, io sono un prete, esce un filmaccio tipo il Codice da Vinci, e non lo so, mi chiedono di scrivere un articolo su un giornale perché devo avvertire le persone e anche capire che ci sta dietro il film, me lo dovete per forza, capite? Ma è diverso, Certamente non vado al cinema a vederlo, no? Perché comunque se tu ci vai a cacciare dei soldi sopra, li vai comunque a spalleggiare, no? Quindi chi guarda questi spettacoli, io non lo so se può ritenersi davanti a Dio esente da peccato mortale, perché sono peccati in cui viene spiattellato il peccato grave, il vizio. Io ho sentito dire che durante i Grandi Fratelli ogni tanto qualcuno pure addirittura bestemmia, ma comunque è uno spiattellare scene di vita quotidiana, privacy, intimità, linguaggio comunque trivio. Io ora ancora mi chiedo, al di là di ciò che noi possiamo capire con la solita frase che in ogni uomo c'è una piccola bestia che ogni tanto viene fuori, quale gusto ci possa essere andare a soffermarsi davanti a queste cose qui. Io dico, attenti ragazzi, quindi comunque, poi vedremo, stessa cosa vale con le soap opera,
Per quanto riguarda i peccati contro il sesto comandamento, le soppopera cosa fanno? Le soppopera stanno sbandierando e presentando come cosa normale adulteri, tradimenti, immoralità, rapporti prematrimoniali, divorzi, sposatizi 2, 3, 4, 5, 7 volte, tresche strane. Queste sono cose che un figlio di Dio, soltanto parlarne, dice San Paolo, dovrebbe farlo inorridire. Quindi che qualcuno le faccia queste cose qui affari suoi, ma che io mi renda complice vedendole, non esiste se sono un figlio di Dio, no? So se a chi mi ascolta sembrano, a me queste cose sembrano talmente ovvie, però a volte uno dice l'ovvio, dice, oddio che ha detto che non si possono vedere le telenovele. Se non può farmi vedere le telenovele, fallo pure. Ecco, io dico sinceramente, se fossi il Padre Eterno, a un figlio mio che vedesse, non lo sono io, quindi probabilmente lui la penserà diversamente, a un figlio mio che se vedesse queste cose, certamente non gli direi bravo, gli direi senti, c'è altro tempo, se proprio non puoi fare a meno, guardate un film pulito, guardate un film edificante, guardate un film costruttivo, ecco. Oppure guardati anche un spettacolo leggero, insomma, no, buon'anima di mia madre, adesso non voglio fare pubblicità per radio, gli piacevano i quiz, quindi c'era Mike Buongiorno, Gerry Scotti, Chi vuole essere milionario. Non spero che in queste cose qui non si facciano cose strane, insomma. Ecco, quindi se uno ha bisogno di, ecco, di distendersi in maniera, cioè, c'è modo e modo, d'accordo? Non vogliamo, non si tratta di criminalizzare, però c'è modo e modo. Oh, quindi per quanto riguarda, abbiamo visto la prima affermazione. Poi c'è l'altro discorso. Se presenti la tua offerta all'altare, quindi logico corollario di questo discorso, se tu ti arrabbi e puoi offendere il prossimo, se tu l'hai fatto, che succede? Succede che qualcuno ce l'avrà con te, perché se tu l'hai offeso, quello ce l'ha con te, giustamente, perché tu l'hai offeso, o ti sei arrabbiato con lui. Allora non è che tu dici, ah, mi sono offeso, sono arrabbiato, e poi ti fai una bella sbattuta di mano e... Amici, come prima, come se niente fosse, quando noi manchiamo verso il prossimo, dobbiamo chiedere perdono, non è soltanto perdonare. Vedete che Gesù qui non fa riferimento a se tu ce l'hai con qualcuno, perché se tu ce l'hai con qualcuno non ci devi proprio comparire davanti al nostro Signore, eh? Perché in altri passi del Vangelo, Gesù questo lo afferma chiarissimamente, che noi dobbiamo perdonare sempre, perdonare tutto e perdonare tutti. Ricordiamo la parabola del servo spietato. Ricordiamo i discorsi che fa nel capitolo sesto, se non ricordo male, del Vangelo di San Luca: non giudicate, non condannate, perdonate, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano. Quindi, per quanto riguarda chi ce l'ha con noi, voglio dire che cioè, per quanto riguarda i nostri nemici, cioè persone con cui noi potremmo avercela perché ci hanno fatto qualcosa di male, il Vangelo proibisce assolutamente ogni forma di rancore e ogni possibilità di negare il perdono a chiunque, qualunque cosa abbia fatto, e se non chiede perdono, tu glielo offri lo stesso, come fece per esempio il beato Giovanni Paolo II con Alì Accià, che appena uscito dall'ospedale è andato in galera ad offrirgli il perdono, senza chiaramente che lui gliel'avesse chiesto. Ma così fanno i figli di Dio, e così tutti dobbiamo fare, senza possibilità di dire: ma questo me l'ha fatto troppo grande, perché l'ha fatto troppo grande, che dici? Che sciocchezze stai dicendo? Troppo grande di cosa? Sicuramente non te l'ha fatta più grande di quanto l'hanno fatta al nostro Signore mettendolo in croce, sputandogli addosso, no? Quindi chi di noi può andarsi a, come dire, a rifugiarsi o a nascondersi dietro una mano dinanzi a quello che il nostro Signore ha sopportato per i nostri peccati? Quindi Gesù non parla di questo in questo Vangelo, fa riferimento però all'altra frase, sta dicendo, se ti ho detto che non devi offendere nessuno, che non devi arrabbiarti con nessuno, evidentemente se offendi qualcuno, se ti arrabbi con qualcuno, quello ci resta male. Allora, se tu vuoi venire a stare al mio cospetto, la prima cosa che devi fare qual è? Ah, facilissimo, devi andare a chiedere perdono. Va prima a riconciliarti con lui, lascia l'offerta, non ti vuole neanche vedere nostro Signore se tu non vai a chiedere perdono. Lasciala, vai a fare pace e poi torni a presentare la tua offerta, non prima. Quindi questo dobbiamo fare attenzione, dobbiamo fare. E...
Quindi riconciliarci con chi c'era con noi e c'era con noi perché gli abbiamo fatto qualcosa. E guardate che chiedere perdono a volte è molto più difficile che perdonare. Ecco uno dei motivi per cui la confessione è un sacramento tanto in crisi. Oggi gli uomini non vogliono chiedere perdono mai. Sono tutti santi, non sbaglia mai nessuno. Scusate, la Bibbia, i libri sapienziali, non mi ricordo se è il libro di Proverbi o del Siracide, adesso non, però mi ricordo, questa la do per certa come citazione, dicono che il giusto vuol dire uno che osserva la legge di Dio, pecca 7 volte al giorno. 7 volte al giorno. Quindi che cosa significa, ragazzi? Vuol dire che se vi confessate una volta alla settimana, state attenti che la confessione minima va da 49 peccati in su, se siete giusti. Quindi, se almeno quindi col decalogo ci siamo. Figuriamoci chi giusto non è, eppure qua sono tutti santi, nessuno fa niente. Tutti santi. Ci si confessa poco, ci si confessa male, sono tutti santi. Oh! Addirittura Gesù dice di fare questa cosa prima della comunione, non prima della comunione, scusate, prima dell'offertorio. Vuol dire che l'essere in discomunione con qualcuno perché l'ho offeso è cosa talmente grave agli occhi dell'Altissimo da rendere addirittura non accetto il sacrificio rituale. Non soltanto che non ti puoi fare la comunione, questo è ovvio, questo qui. Sapete quanta gente si accosta alla comunione senza alcuno scopo, dopo aver vomitato veleno a destra e a sinistra? C'è una lingua che è una cosa allucinante. Stando in lite con Tizio, non parlando con Caio, oppure serbando odio, rancore, desiderio di vendetta con Sempronio. Ripeto, gente che non parla più col fratello o con la sorella per problemi ereditari, gente che non parla più col padre o con la madre per problemi analoghi. E vanno a farsi tranquillamente la comunione. E allora? C'è il quinto comandamento? Questo è il quinto comandamento secondo Gesù, eh? Quindi, vatti prima a riconciliare e poi torna ad offrire il tuo dono, altrimenti Dio si girerà dall'altra parte, perché l'unico sacrificio a lui gradito, oltre a quello dell'ubbidienza a lui, i profeti dell'Antico Testamento, Isaia se non ricordo male, che è il primo, c'è quello dell'amore vicendevole. San Paolo scrive limpidamente nella lettera ai Romani, capitolo 12, versetto 18: se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Quindi, se io non sto in pace con tutti, non deve dipendere da me, perché se qualcuno mi ha fatto male, io lo perdono. Se qualcuno ce l'ha con me, io cerco di riconciliarmi. Dice, va bene, ma se questo non me ne vuole più vedere, se non ti vuole più vedere, nonostante quello che tu hai fatto, peggio per lui. Peggio per lui, ma solo se lui non ti vuole più vedere. Capite? Perché se non ti vuole più vedere, pace, pazienza. D'accordo? Però tu devi aver fatto un tentativo di riconciliazione, devi sempre avere la porta aperta. Sempre. Capite? Guardate che le questioni ereditarie, io facevo l'avvocato prima di fare il prete, penso che molti di voi lo sanno, sono state la causa di famiglie completamente rovinate. Quindi anni e anni fratelli e sorelle senza parlarsi, senza vedersi a Natale, senza farsi, non lo so, gli auguri il giorno del compleanno, delle cose allucinanti. A volte ci stanno dei problemi seri. Ma vi ricordate quella parabola del Vangelo quando va uno da Gesù a dirgli: oh, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Gesù dice: guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno sta nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni. E poi racconta la parabola dell'uomo stupido, di quello che aveva accumulato tante cose. E poi diceva: ah, adesso finalmente ci siamo fatti sto bel bottino, adesso ci mettiamo, come dicono a Roma, a panza per aria, così dicono a Roma, quindi in ozio, e ci godiamo tutte quante queste cose tranquillamente. Il nostro Signore interviene, dice: stupido, stolto in ebraico, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai accumulato, chi se lo mangia?
Allora, che cosa è più importante di fronte anche ad una giusta questione ereditaria? Che tu conservi la pace con i tuoi fratelli, oppure che ci deve essere proprio fino all'ultimo guai se mi hanno rubato mezzo euro, succede, faccio causa e faccio la fine del mondo? Non stiamo dicendo che se qualcuno fa il prepotente c'ha ragione o cose, non si tratta di ragione o di torto, si tratta di questione di priorità. Anche perché qui andiamo nell'ultima parte del Vangelo, vedete? Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui. Allora, chi ha studiato perché l'avversario, cioè, se tu ti metti a fare le guerre anche giudiziarie, scateni la guerra e quella guerra ti si potrebbe ritorcere contro. E se ti si ritorce contro, dice Gesù, hai scelto la via della guerra, non uscirai di lì finché non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo. Allora, da ex avvocato vi dico, c'è un istituto giuridico, si chiama la transazione. Cioè, la transazione vuol dire che c'è una causa in corso, anziché continuare ad accoltellarci giudizialmente, chiaramente, troviamo un accordo. D'accordo? La transazione, vi ricordo ancora la definizione del codice civile, è quel contratto attraverso cui le parti, facendosi reciproche concessioni, diceva così, giungono a una composizione amichevole di una lite giudiziale. Ecco, sempre meglio questo qui. Sempre meglio. E se dovesse capitarti la disgrazia di essere turlupinato, ecco, valuta bene, cioè nel senso che non è che, come dire, strettamente obbligato, uno può anche cercare di tutelare, di agire i tuoi interessi, però valuta bene che se questo fa comportare la seconda guerra mondiale tra fratelli, valuta bene. Ripeto, valuta bene. Valuta bene. Cosa viene prima? Cosa viene prima? Dice, ma quello è un prepotente. Allora, quello prega per lui e per la sua conversione perché è un infelice. Cioè, io lo capisco, ragazzi, che, cioè, il Vangelo è esigente, d'accordo? Ripeto, qui Gesù non dice, dice, vuoi fare la guerra? Fai la guerra, può darsi anche che c'è ragione, però sta attento che se esce fuori qualche scheletro nell'armadio e poi la situazione si va a compromettere. Quindi se ti ritrovi poi in una situazione, insomma, di affanno, dopo non veni a dire che non te l'avevo detto, insomma, questo è il senso di quelle parole, no? Ecco, poi bisogna fare attenzione che dietro l'odio, ecco, e dietro quindi i litigi reciproci, spesso c'è un peccato di cui poi riparleremo, che, come diceva la buon'anima di Andreotti, appena scomparso, con l'ironia che lo caratterizzava, Andreotti diceva due cose che io ricordo, che sono delle sentenze ironiche, ma vere. La prima era: l'invidia è un peccato che molti commettono, ma quasi nessuno confessa. Verissimo. La seconda è: giudicare si fa peccato, ma raramente si sbaglia. Lui, da buon uomo politico navigato e stagionato, insomma, no? Ecco. Ora, l'invidia è un peccato che certamente quasi tutti commettono, ma che quasi nessuno confessa, e che è direttamente, secondo San Tommaso, contrario alla carità fraterna, custodita almeno in parte da questo comandamento. È il peccato proprio luciferino in senso stretto, perché il demonio ha cominciato con l'invidia. L'invidia e la superbia sono stati, diciamo, i motori spirituali che l'hanno portato alla ribellione contro Dio. È un peccato brutto, odioso, per questo che pochi se lo confessano, ma anche perché pochi lo vogliono riconoscere. Ecco, ma si instaurano delle invidie e delle gelosie assurde e a volte inutili tra fratelli, tra marito e moglie, tra amici e purtroppo, non di rado, addirittura tra parrocchiani. Cosa generano queste cose? Brutte, cioè, che generano? Discordie, inimicizie, dissensi, fazioni, partiti, io sto con questo, io sto con quell'altro. Via questa roba da noi, eh. San Paolo usa delle parole di fuoco contro questi comportamenti, accostandoli a quelle che lui chiama le opere della carne, opere della carne di cui cominceremo a parlare
dalla settimana prossima, che le opere della carne, come dire, in senso proprio, sono i peccati impuri, però sono accostabili a questi, anche queste brutte passioni, perché sono comunque passioni che vengono dall'uomo vecchio e che fanno capire la situazione di un'anima che non vive assolutamente nulla di evangelico e di soprannaturale. Scrive nella lettera ai Galati di San Paolo, al capitolo 5, versetti 19-21, queste parole: del resto le opere della carne sono ben note, fornicazione, impurità, libertinaggio, questi sono tre peccati impuri, idolatria, stregonerie, vi ricordate peccati contro il primo comandamento, e poi comincia la rassegna, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisione, fazioni e invidia. Guardate quante ce ne stanno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sette male passioni che ledono la carità fraterna. E poi riprendo ubriachezze, ubriachezze abbiamo visto che è sempre da quinto comandamento, orge e cose del genere. E San Paolo afferma, lui è, circa queste cose vi preavviso, come già ho detto, che chi le compie non erediterà il regno di Dio. Chi le compie non erediterà il regno di Dio. Sono parole di San Paolo, non parole del sottoscritto. Ripeto, lettera ai Galati, capitolo 5, versetti 19-21. Quindi sono giustamente annoverate tra le opere della carne perché, oltre a quelle su cui dobbiamo tornare, appunto il sesto comandamento, e queste opere manifestano una vita completamente lontana dalla grazia, una vita in balia di passioni basse e di considerazioni basse, ecco, che non ha nulla a che fare, ecco, con il Vangelo e con il rispetto della sacralità della persona. Ecco, quindi oggi abbiamo visto, diciamo, raggiungere anche queste dimensioni. Quindi, quando si dice che si fanno più morti con la lingua e con la spada, ecco, ricordiamo questa pericope del Vangelo di Matteo che abbiamo meditato oggi, concludendo, insomma, le conversazioni relative al quinto comandamento. Ecco, le consegniamo al Signore. Dalla settimana prossima, se Dio vuole, avremo un nuovo capitolo del sesto comandamento, che di cui abbiamo già, io già in altre circostanze, con vari cicli di catechesi, ho accennato un pochino, quindi vediamo se riusciamo ad essere un pochino veloci, perché li abbiamo già ampiamente approfonditi in altre sedi. Comunque, se Dio vuole, dalla settimana prossima cominceremo a trattarli. È iniziato il mese di maggio, un santo mese di maggio a tutti, mi raccomando, in questo mese rannodare e rafforzare i nostri vincoli di amore e di unione con l'Immacolata, ecco perché questo mese possa essere foriero di abbondanti frutti e grazie spirituali. Vi saluto tutti e vi benedico, ci vediamo se Dio vuole la settimana prossima. Ave Maria.